E chi Che fa voglia ora, Arman che voglia. Kangos Grot, che è fortissimo, che so Pop è fortissimo, il tuello è fortissimo. Elena Dragunova Avevo farà già visto che è Bullet. troppo forte, ma te lo indico. Sì, Fonzo è una sicurezza, lui. Tu ci scherzi? Il suo paziente dicendo che Fonzo è forte, tu ora Fonzo è una porta. veglia male. Fonzo si pia l'uri di noce che aveva su Paforonere, a me i cianci non ammazzano, manca. Oh, te l'ho trovato uno un po' cringe di Teletubbies, no, questo te lo Vince devo, me pare la devo italiano, piace, prendere. non mi farei su Amazon, su Google, a dire che significa cringe, piace. Hai ragione, per i boomer dove, tipo, ne è diverso. E pa fissi suot invece, plus, eh? Fissi surdi. No, È stata pure pungente. È un'attacca, ah, pungente di diciamo che questa pista pure Trenuzzarella. no. Minchia. È una pista Come pungente. isprice! Vediamo Gigi che attacca subito l'ufficiale. Mamma no, lui è no, vai, vai, lui. Allora, mo' me carica. La postura del priore, ma Gigi continua a fintare, riesce a dare uno spezzaguardia al priore che però lo becca senza stamina e si becca un po' di colpi, ma tutto sommato riesce a uscirne pulito. Vediamo ancora Gigi che tracca Hell to Hell, che è quasi one shot, si vuole fottere la kill di Vincenzo. E vediamo che alla fine becca anche il parry di Hell to Hell, ma alla Oh no. fine riesce a portare la kill a casa. Da. Anche se questa live soffre un po' Oh, di lag, di stitichezza. Di quindi una stitichezza. live. Diglio, diglio. Attenzione, la stamina, nessuno ha capito niente. Attenzione a questo light parry, Gigi non lo deve sottovalutare. Oh. Lo fa invece, quindi si becca un light parry e poi Senti a quello, ribloccabile. senti a quello. E niente, alla fine il punto non viene preso. Guardate il teabag continuo di Arman e quello di Armageddon. Giorgio Armani. Niente, Vincenzo non riesce a perforare la difesa, ma lo insegue. Vediamo se alla fine riuscirà anche a killarlo. Anzi, no, viene Dragunova che lo intercetta, ma riesce comunque a rollare. Vediamo se in questa frazione di secondi. No, niente, il punto non viene preso. Zero palla Intanto, accendo. Gigi con la sua coda spin e crawl selvatico, cerca di entrare dentro la zona cura. Attenzione, Arman. È morto grazie a Cannonball che riesce a Cannonball riesce a mettere un imbloccabile, poi un altro e si fa anche la Dragunova, la mette incinta, ma non saprà mai chi è il figlio e il padre. Arman rimane solo hell to hell ad un passo dalla zona. Vediamo chi è Cos'è? che Sei si quello china di in senso di MotoGP, sempre. stitichezza. In senso di stitichezza, Gigi. Alla fine comunque riescono ad ammazzarla. Rimangono solo i minion. Vediamo se sono così veloci da riuscire a prendersi questo punto. Senza stamina, pushano Attenzione! avanti. Guardate il coraggio! Il coraggio, si prende Rossi anche lo scudo. c'è! Gigi c'è! Gigi c'è! Arman scende giù, è solo una tattica per far scappare la Dragunova che però viene intercettata. Attenzione, bellissimo questo Crash Counter Strike che porta alla fine a Gigi con questa schivata da maestria a rientrare nel punto per cercare di aiutare Vincenzo che ce ne ha ben due. Anzi no, c'è anche Fofonzo. Fofonzo manda subito in vendetta, bravo Fofonzo. Attenzione, Gigi one shot, vediamo se riesce a salvare. Mira la Dragunova che è sempre one shot, cerca di aiutare Vincenzo e alla fine riesce con una schivata anche a cavarsela. Vediamo se riesce a curarsi. Ti begga addirittura, ma lascia passare. E rientra poi nella zona cura dove vediamo se riesce a curarsi in tempo prima dell'arrivo dell'Highlander che è rimasto l'unico superstite della squadra Adesso invece è lui Draculova, che piglia la zona. della squadra dei vampiri. Ma adesso è il momento di stendardo. La battaglia si sposta allo stendardo. Dragunova, cercate un Tutta paio di l'artiglieria che finte. c'è. Ma alla fine casca sui leggeri di Gigi. Che poi spamma anche un pesante. Poi uno spezzaguardia. Dragunova non sta capendo niente. Vediamo, alla fine riesce a beccare uno spezzaguardia. Entra il bascio solito dell'Itokiri. Finta doppia finta. Gigi riesce a rollare come un casalese di fronte alla polizia. Ma alla fine poi si becca un pesante. E poi uno spezzaguardia di Gigi. No, attenzione, l'ultima difesa di Dragunova. È ancora viva. E si becca a sua volta lo spezzaguardia Gigi. E il bacio impedito No. dell'Itokiri. E poi alla fine muore. Attenzione, Gigi pensava di averla portata a casa. Forse ci pensa Fofonzo. Riuscirà almeno a dargli un leggero Fofonzo? Riuscirà, vediamo. Vediamo, attenzione che Dragunova
Becca cosa pensa, guarda, forse sta per cadere, ma rimane senza mine tra un'ova. Alla fine il doppio leggero perforante. Attenzione, nuovo Ponzo perché faceva il laterale, lo uccide. Riesce a portarlo a casa. Grande Fofonziello, Cannonsvall sta facendo sballare la squadra di Gigi con i suoi pesanti. Linea al tacchino. Linea al posto. Tacchino, ci sei? Tacchino, ci sei? A posto. Okay, bene. Torniamo al gioco. Dove adesso manca la zona 2 da prendere. Vediamo se riusciranno sempre a prenderla con tanta fatica o rimarrà nella zona, la zona dei difensori. Intanto Gigi continua a spingere la rete che subisce un calderonzo. Fratello di Fofonzo, il calderonzo. Intanto c'è Armando Krang, un nome facile comunque, che cerca comunque di continuare a spammare addosso a Gigi, che Gigi però ha in vantaggio di vita, ne approfitta per rimanere lucido, riesce a mettere dentro lo spezzaguardia e poi un altro spezzaguardia e Gigi vince il fight giù. Vediamo se riusciamo o no, non possiamo spostarci purtroppo nelle altre zone per vedere come sta andando a finire. Qualcuno sicuramente dovrà salire su quel calderone prima che la squadra di difensori riesca poi a demolire l'ariete o comunque a recarli. Chi è questo? Non interferire, interferenza nella trasmissione. Linea Genesis, volevi dare un suggerimento? Tu agli spalti cosa consiglieresti a Gigi che adesso stai guardando? Ma io volevo solamente dire che... Ok, grazie. Scusami, non pensavo avessi finito, vai a procedere, scusami. Ho finito, no. Ok, la linea al tacchino. È stato sicuramente un consiglio molto veloce da parte di Genesis. Intanto il tacchino continua ad attaccare, continua ad aggredire. È un tacchino aggressivo quello che abbiamo stasera. Intanto Gigi continua a fightare e a trollare, continua a pensare alle cose però importanti tra il troll, un troll e un altro, cioè quello di portare avanti la rete, ma l'altro non si arrende e lo insegue come uno stalker assatanato. Ma Arman si becca l'ennesimo spezzaguardia e poi leggero e poi un altro leggero. Arman non sta capendo un cazzo, ma riesce a mettere dentro un GB. Attenzione Armand, c'è Armand che ha satanato una bella sfida tra guardie avariate. Vediamo ancora Gigi riesce a scappare perché rimane senza stamina dell'altro, il suo contendente. Ecco, mi è uscito. Intanto però lo insegue con una lock favori Gabri Shark e poi Dragunova spunta e con un pesante glielo mette nel culova. Intanto c'è Gigi, chi è? Vincenzo è il tacchino contro tutti. Vediamo Vincenzo nella giungla, cioè vediamo se un tacchino riuscirà a sfidare i leoni, le zebre e i giaguari. Vediamo. Attenzione, senza stamina, ha un errore. Le prova tutte. Il tacchino che però rimane in piedi. Attenzione, il tacchino, stupisce un GB brutto. Vediamo se riesce a guadagnarsi la vendetta. Il tacchino, no. Niente, il tacchino è caduto, è stato spennato. Adesso corrono tutti in zona cura, ma Gigi sente puzza di kill gratis e quindi corre, si avventa altro che tacchino. Qui abbiamo un avvoltoio che però viene respinto alla zona cura. Vediamo, continua a spammare, ma alla fine si becca la full block e poi è leggero e poi il GB e si porta a casa la kill e si sbloccare anche la terza abilità che non si sa che cazzo serve, la usa solo lui per coprirla di merda. Cazzo dice, l'abilità più forte che ci sta Lisborg, oddio, è quella che quando fai R2 potenzi l'attacco. È la potenza lui. Va bene, questo è quando non devi curare la gente, ho capito, questa è un'altra fitta. Continuerò ad aggiornarmi sulle fit di For Honor. Comunque, adesso abbiamo Hell2L che rolla a cazzo e butta dentro di un R2. Colpisce il tacchino. Intanto c'è anche il codice fiscale che non ricordo il nome, l'altra guardia variata, che rimane lì a guardare. Aspetta il momento per punire Gigi, per poi portare anche una lock a Vincenzo. Attenzione, Armand è quasi morto, basta poco. Anzi, anche Hell2L, sono due cadaveri ambulanti. Ma arriva anche il priore. Vediamo se Cannonsvall riesce a buttarlo fuori. Bravissimo Cannonsvall. Capisce la situazione. Intanto prova il profundis. Vediamo se sarà un profundis o una cagata addosso. E invece diventa proprio una cagata addosso. Quindi vediamo se la squadra degli attaccanti. Ma attenzione,
punta, chi è che non riesco a vedere perché la telecamera me lo impedisce, un altro avversario. Penso che Gabriel non riesce ancora a entrare in partita. Gigi, mi faccia vedere la classifica appena può, perché devo vedere chi sta giocando, chi sta dando il 100%. Vediamo, Vincenzo, Gabriel Shark silenzioso, si porta 13 abbattimenti col suo Gabriel Shark. Vuoi dire qualcosa tu ai tuoi followers? Niente, ok, a posto, è stato molto chiaro. Gabriel Shark è troppo concentrato. Intanto Armand è un passo alla vendetta, Gigi gliela regala per poi morire come un cane, e quindi regala la vendetta ai suoi compagni di squadra. Vediamo Gabriel Shark. Gabriel Shark prova un profundis, ma non casca la squadra dei difensori. Intanto c'è Vincenzo che spama R1 a manetta come un tocchino infuriato. Intanto va bene a pushare la scala, la scala dell'inferno dove salgono i difensori. Vediamo ancora Gigi che cerca di dare supporto al tacchino correndo in zona cura. Vediamo se riuscirà a intercettare la squadra che difende, ma alla fine poi opta per andare nel punto. Vediamo un po', lui è full vita, non sappiamo gli altri. Uno è one shot, uno è uno scudo, sta facendo l'esecuzione. Però due sono one shot, potrebbero essere due kill facili e guadagnare un po' di tempo. Bellissima questa doppia azione di Gigi, che poi alla fine però si becca il profundis come un cretinozzo. Alla fine cambia guardia, no, ma si becca comunque la schivata, quella che ti insegue per tutta la mappa del priore. Intanto vediamo Gabriel Shark che si è messa la tunica della Madonna dell'Arco e deve andare deve andare sul punto, perché c'ha... c'ha una messa, deve dire la sua di messa, deve andare a consacrare la squadra avversaria, deve andare a esorcizzare. Attenzione, prendo la linea, prendo la linea. Scusa. Attenzione. Vediamo intanto Carlos Ball, Carlos Ball che ha preso il suo standard per dare ancora speranza a questo punto che non si prende. Afonso, intanto ci vuoi dire qualcosa da Madrid? Abbiamo una diretta da Madrid con Afonso. Afonso, com'è la sangria? Quanto va al litro? Ma Musta Pucciacchella, ok, perfetto, è stato chiarissimo. Pucciacchella è una parola tipica. Ma il filo, rimaniamo qui. Tu stai giù che io intanto, sto su. No. Attano la manovra della gabbia, la gabbia dei tacchini. Prendete. Vediamo, Gigi chiude fuori tutti dalla gabbia del tacchino. E questa è la manovra del tacchino. Vediamo se avrà però effetto questa manovra. Sì, perché il punto 4 si prende. Attenzione, Gigi pusha anche Oxop, che non so che cazzo voglia dire. Però lui gioca una merda, fa lo stronzo, gioca molto di baci. Gigi non se l'aspetta. Alla fine, off stamina. Che cazzo fai, Gigi? Vatti a curare, fai qualcosa, non lo so. Sacciasiene, fofo. Attenzione, c'è un ufficiale che deve essere ucciso, perché questo può fare molti danni. E infatti ci pensa Gigi. Poi c'è Dragunova che si trova in una gangbang. Vediamo quanti pesci acchiapperà Dragunova. Niente, per adesso ha preso la vendetta e se la prende con Gabriel Shark, con la Madonna. Lui è il diavolo, gli vuole far vedere che è il diavolo. Vediamo se avrà vinta la Madonna o il diavolo. Poi torna Gigi per dargli supporto. Attenzione, schivate una lock. Attenzione, sta spammando la Dragunova, che poi alla fine porta la testa di Gigi a casa, ma anche Gabriel Shark, vediamo, la riesce a fare fuori. Però tutto questo era per far prendere tempo. Poi alla fine la Madonna muore sotto gli effetti di... Se ne facciamo guardiana, ma vinto, guagno. Io facciamo tutto guardiani, Gigi suggerisce la squadra di il guardiano. Vediamo se questo dà. Fate più scudo e danno, vince, corri. Prendetevi il bonus, dice Gigi. Dice di correre. Pure il danno va a prendere, vince. Il secondo può essere fatale. Il danno non c'è più. Il danno è già stato preso, dice Vincenzo. Quindi la squadra. Vai, iniziatelo voi. I pericoli. Il pericolo maggiore è quello di essere rubato il guardiano. Se il guardiano viene rubato, la partita è tutta in salita. Peggio di adesso. Intanto bevo la Coca-Cola, il nostro sponsor di questo torneo. Toccato. La vita è più fresca con Coca-Cola. Ok, questa è una frase che mi paga 1 milione di euro per dirla. Intanto guardate Gigi come una volpe, insieme al tacchino c'è la volpe che sta prendendo la zona mentre tutti sono attirati, ma non c'è cascato Armando, il trans brasiliano che la vuole inculare e a tratti ci sta riuscendo. Vediamo, no, ancora un altro GB. Gigi forse non dovrebbe schivare, e no, alla fine schiva. Vediamo se riuscirà a scappare, che sta rollando come un mio mini pony, che alla fine però riesce a
correre grazie anche alle scarpette in zona cura. Vediamo se Armando lo raggiungerà o rimarrà in zona. Preferirà liberarla. Allora Gigi opta per andare dal guardiano, vedendo che sono tutti quasi morti, tranne Armando che c'è nel punto e l'Highlander che sta combattendo. Vai. Per rubare il guardiano. Sì, sono tutti morti quindi, eh? Sì. Alla fine con una manovra da furbaccione riesce a prendersi che tirano calderone. Intanto Vincenzo il tacchino cercherà di interrompere le calderonate e tutti quanti pusheranno giù. Vediamo se qualcuno lo raggiungerà. Cannonsball sta guardando Gigi cercando di dargli supporto. Gabri Shark sta fightando in un punto che non capiamo, ma lui è la Madonna e può fare quello che vuole. Allora Gigi cerca la lock, ci riesce per fare un grande light parry, ma non riesce a sfruttarlo, ma alla fine comunque riesce a portare un leggero a casa. Intanto il tacchino chiede una mano al suo stormo, vediamo se qualcuno riesce a dargli una mano. Niente, Xop per paura di morire continua a spammare leggeri e spezza guardia, sta mettendo Gigi in serie difficoltà. Vediamo se alla fine riesce a ucciderlo. Alla fine ci riesce. Mancano due qui, attenzione. Capri Shark continua a supportare Gigi. Cannonsball sta portando lo stendardo, non lo dice, lo dico io, supportate Cannonsball. Ma Vincenzo è ancora da solo, che sta facendo? Un miracolo Vincenzo, il tacchino dei miracoli. Attivato la pennetta, dicono qui dallo studio. Alla fine Gigi ingordo si vuole prendere anche il punto, ma sono sempre attenti sul punto, sanno che se il punto si prende la rete batte come una gazzella, quindi Xop alla fine cerca di pusharlo, ma Gigi ancora il guardiano, ancora stamina infinita e lo pusha rollando, può fare quello dai, che vuole con la sua stamina. Dash tutto. Gigi alla fine cerca con le sue manovre di trarre in inganno il priore, che però ha capito la tattica di Gigi e addirittura si mette lo stendardo. Ma Gigi sa bene le misure, sa bene come contrastare questi tipi di attacchi. Vai Gabri, besce. È il re del troll, ricordiamolo su questo gioco. Come trolla lui non trolla nessuno. Col suo ciuffo bianco, sembra Nino D'Angelo rasato nei lati. Riso. Sembra Nino D'Angelo rasato Ducati. Ducati. Dopati. Alla fine niente. Riesce comunque in qualche modo. Se l'era messa in testa di prendersi questa zona. E grazie a Vincenzo che lo sta aiutando, libera velocemente la zona. Peccato che ha perso il guardiano, se no già l'avrebbe presa. Ma è stato comunque veloce. Vediamo però, c'è addirittura ancora la guardia variata di Armando che ha capito tutto. E rientra nel punto. Ma pezzo Lu, dopo pezzo piano. Quindi vita il guardiano. Pezzo dopo pezzo comunque. Io. Gigi. C'era quindi vita al priore. Sta fightando. Si becca la freccia. Attenzione, c'è Robin Hood con la testa di lupo che l'ha colpito. Gigi cerca una schivata nel muro. Ma non riesce giustamente fisicamente. Quindi alla fine si cura. Guardando la rete, non so. Comunque, alla fine deve incominciare ad attaccare perché mamma mia, attenzione, l'hanno fatto arrabbiare. Vediamo se Gigi riesce a portarla a casa. Guardate Gigi, lotta con le unghie e con i denti. Facci vedere la forza della soppressata. Alla fine muore, perde il rientro, ma comunque porta avanti la rete e sfonda le porte. 14 rientri per uccidere il comandante. Vediamo se riuscirà la squadra degli attaccanti a portarsela a casa. Intanto due sono impegnati con il tacchino e con la Madonna. Vediamo un attimo. Una Madonna di tacchino, una fusione. Attenzione, Gabri Shark cerca di coprirsi, ma alla fine si becca uno spezzaguardia ancora vivo. Vediamo, alla riattiva gli scudi per dare la speranza a questo fight. Gigi potrebbe impensierire il guardiano. No, c'è Lupo Alberto qui che non riesce a farlo passare. Quindi Gigi deve capire come riuscire a fare un po' di danno. Hell to hell, continua ad attaccare. Non ha paura di attaccare, hell to hell, per pur di non farlo passare. No! No, Gigi non riesce. Mamma mia, si sta prendendo colpi su colpi. Uno scudo buttato anche mezza vita. Però rimane in piedi. Intanto c'è. Chi è? Non vedo, lagga tutto. Ah, c'è Cannonsball che già è in fin di vita. Cannonsball, attenzione. Alla fine muore, rimane solo Gigi. Che si becca un profundis. Niente, non può fare niente.
Però tre tacche sono andate via. Vediamo se qualche roba. Vado a curarmi che ho reanimazione veloce. Attenzione perché c'è uno stendardo e degli stanzi. È un'aura curativa, penso. Non so. Non so le fit, ma alla fine. Mamma mia. Mamma mia, il tacchino riesce a arrestare Gigi che torna con uno scudo. Ma sta continuando a subire innumerevoli danni. Cerca la vendetta, alla fine la trova. Attenzione, non può alloccare perché c'è quel cazzo di priore che gli sta addosso. Niente, la però comunque è stata bella, mamma mia, vince. Bella, sì, approviamo qui dalla regia, è stata bellissima la giocata che ha portato tanti danni all'ufficiale che rimane solo con 8 tacche di vita. La vedo, dai, si può fare. Con 8 rientri, 7 rientri, si può fare. Intanto Gabriel Shark fa un profundis della Madonna. Poi alla fine viene baciato. Vediamo se riuscirà a fare un profundis. No, perché il tacchino riesce a buttarlo. Mamma, quando sta agitando il tacchino! Mamma mia! Il tacchino butta fuori. Intanto approfitta, vai, Fofo, Gigi, di questa superiorità numerica per andare a pushare. E infatti cominciano a lavorare il comandante colpo dopo colpo, ma alla fine viene Armando è nato un amore tra Armando e Gigi, ormai stanno sempre vicini. Potresti fare il leggero invece di... Ah no, quello va in postura, giustamente. Quindi Gigi cerca di giocarsi alla schivata, ma alla fine non può fare niente. Potresti fare Perry leggero imbloccabile. Potrebbe essere la soluzione per Gigi, perché leggero sul Perry avrebbe garantito della guardia variaca di Armando. E poi l'imbloccabile non può fare niente con la full block. Intanto Dragunova contro Mamma mia, papà. Gli fa vedere lo sgallo. Gli fa vedere lo sgallo. E intanto continua Gigi imperterrito. Vuole la testa del comandante. Niente lo separerà. Intanto c'è la Madonna che ti becca. La Madonna sta facendo un rito propiziatorio per cercare di portare il match a casa. Intanto Armando. Mamma mia, questa Armando legge benissimo tutte le azioni. Ma comunque due contro uno. Due contro uno. Tanto Vincenzo, il tacchino con la sua mira da Call of Duty, leva comunque danno su danno. Attenzione, la Madonna è in fin di vita, sta sanguinando, miracolo, la Madonna sta... Mamma. E la fine, la squadra dei vincitori e la squadra degli attaccanti.